Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi andiamo avanti su Farming Simulator 19. Allora, nello scorso episodio ci siamo andati avanti a raccogliere il cotone e avevamo preso le pecore. Come potete vederle, sono lì al fondo. Allora, in questo episodio pensavo di, andare avanti con i lavori qua, finire di raccoglierle, poi andare a vendere e poi seminare qualcosina. Quindi io direi di iniziare subito. Allora, a voi non farò vedere, ma io finisco qua di raccogliere e poi ritorno. Allora, raga, ho messo l'operaio perché mi sono ricordata che sul campo numero 13 abbiamo da raccogliere l'erba e quindi abbiamo un po' di lavoro da fare. Io pensavo di raccogliere l'erba e fare le balle di insilato. Piaciuta abbastanza, quindi io farò le balle di insilato e voi vedrete tutto in 2 minuti di video. Quindi iniziamo. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I...
Come avete visto, ho finito di fare le barre di insilato. Ho pure registrato un pezzo parlato, solo che non so come mai il microfono non funzionava. Quindi ve l'ho fatto vedere a velocità aumentata. Adesso, praticamente, ho quasi finito di raccogliere il cotone, cioè l'operaio ha quasi finito di raccogliere il cotone. E qua abbiamo una balla, quindi io direi di caricarla già subito. Mettiamo solo mission e cotton, ok, modalità on, così andiamo a venderla subito, perché non va. Ok, togliamo questo. Ok, una è caricata, adesso aspettiamo che, si fa il giro tondo, aspettiamo che finisca anche lì. Così possiamo prendere anche l'altra, che non so quanto è piena. Allora, dai, finisci. Adesso do un'occhiata io quanto è piena. 13.000 e mezzo. Non è malissimo, ma si poteva un meglio. Quindi, vai. Si scarica automaticamente o devo scaricare io? Ecco, scarica non finita, perfetto. Facciamo che si scarichi. E restituiamo subito questo indietro. Perfetto, allora andiamo a restituire subito. Le uova si vendono a un prezzo molto alto. Adesso magari andiamo a venderle, do un'occhiata. Allora, oggetti noleggiati. Restituiamolo. Sì. Dov'è? Dov'è? Qua carichiamo anche questo. Perfetto, e andiamo a vendere. Magari vediamo un attimo al prezzo delle. Ah, ma 4.000, ma non è altissimo. C'è anche 5.000. Vediamo il cotone quanto si vende. 3.000, poco. Aumentiamo un attimo il tempo, vediamo se cresce. Aspettate. Ok, aumentiamo. Dov'è? Cotone. Ecco, sta crescendo, sta aumentando. Allora, aspettiamo un attimo che cresca fino a quando sale il massimo. Sta aumentando, sì, sta aumentando parecchio. 3.316. Dovrebbe arrivare sui 4.000 se non sbaglio. Quindi iniziamo ad andare a Finlanda. Ce l'ho io Finlanda. No, ma mi sa che Finlanda è vicino al negozio, vero? Sì. Quindi andiamo cioè in strada adesso, così lo mandiamo già lì vicino. Ok, l'ha preso. Quindi mandiamolo lì. Vediamo nel frattempo. I cavalli hanno bisogno di acqua. Allora adesso gliela diamo. Sta ancora salendo. Nel frattempo che lui va, prendiamo l'acqua per i cavalli. Prendiamo questo trattore qua e andiamo subito a dare l'acqua ai cavalli. Dove sei? Non mi ricordo dove ho lasciato quello dell'acqua. Forse qua. No, forse l'ho lasciato proprio agli animali. Eccolo lì. Spero che ci sia ancora un po' d'acqua, se no devo andare a riempire. Vai. Non mi ricordo sinceramente bene se c'era o no dell'acqua. No, è vuoto, quindi andiamo subito. Ah, diamo anche un'occhiata. 4.000, sta salendo di molto. Tanto fa anche buio. Non va più. Allora gira tutto. Ok, scarichiamo. Vediamo quanto acqua vogliono. Boh, basta così. Vediamo un attimo se. Ecco. Va indietro.
dato il negozio, ma il negozio è chiuso normalmente. Qua il prezzo si è fermato, quindi vediamo se riusciamo ad andare. Raga, sono quasi le 6 e i cancelli dovrebbero aprirsi alle 6 se non sbaglio. Sì. No, questo non si apre. Come mai non si apre questo? Forse apre alle 7. Comunque il negozio si è aperto. Qua non c'è scritto che ora apre. Ah, apre alle 7. Sì, alle 7. Allora tra pochi minuti. Il prezzo è rimasto uguale. Sì, è rimasto uguale per fortuna. Ecco qua. Hanno aperto, abbassiamo subito il tempo così non può aumentare, cioè diminuire il prezzo. Poi prendiamo e vendiamo tutto. Uno 88.000 e l'altro più piccolo. Oh, wow. Dove vai? Mettiamo questo più piccolo che sono 60.000, quindi abbiamo fatto 170.000 più qualcosina dell'insilato, possiamo restituire una buona parte di soldi. Scendiamo sotto i 650, 620, ma abbiamo i cavalli che adesso valgono, dove sono i cavalli? Quindi il prossimo giorno posso venderli a 50.000, adesso sono 47.000, ne abbiamo 4, sono già 200.000 euro, così restituiamo altri soldi. Comunque io il video lo concludo qua, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, inoltre lasciate un commento con scritto quello che volete che io faccia in questa serie. E boh, grazie a tutti della visualizzazione, buona giornata o serata a tutti.